Ciao a tutti ragazzi, sono Gonxavido e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono ancora nella caverna, mi sono fatto un mini rifugio, mi sono salvato le coordinate, ho piazzato due fornaci, ho cotto tutto il ferro, trasformato in blocchi, cotte tutte le patate, ho sistemato tutte le cose in una chest e adesso posso andare all'esplorazione, ad uccidere tutti gli zombie che ho qua intorno. Oh mio Dio, c'è anche un arciere. Ho lasciato l'arco dentro la chest. No, l'arco ce l'ho ma non avevo le frecce. Ok, con calma, devo headshotarlo. Dai, lo so che ci sei. Lo so che mi vuoi guardare. Avvicinati. Devo bloccare la fuoriuscita di A. L'ho mancato. Faccio schifo. Ne ho uno sulla destra, vero? O vado e lo sfondo con la spada. E tu... Ok, è morto, perfetto. Recuperato ossa, recuperato un po' di roba. Qua sotto si muore, immagino. Quasi. Là sopra è pericoloso. Io ho bisogno assolutamente di trovare diamanti. Ho trovato i diamanti. Ho trovato... Era uno smeraldo, non è un diamante quello. Ok, cadono tutti, si fanno male. Quell'arciere fa più male a me che agli altri. Mi era sembrato di vedere un arco qua intorno, ma... Boh, non lo so. Allora, io mi lancio qua sotto. Prima o poi ci ritornerò là sopra, che con calma. Copro e tappo tutto perché non voglio cadere nella lava. Mi serve il piccone in ferro. Mi servono questi tre diamanti, così poi posso prendere l'ossidiana. Sono più di tre. Va benissimo. Sono molti più di tre. Sono cinque. Sembra proprio di sì. La redstone mi serve assolutamente, quindi andrò a prendere anche quella. Così mi faccio un po' di protezioni per la casa per evitare che qualche tizio, chiamiamolo tizio, che c'è in questa serie, venga e mi rubi in casa. Visto che mi fa un po' paura la situazione, mi prendo anche un altro po' di questo, che mi fa comodo. Crafting table nell'inventario ce l'ho, perfetto. Qua non c'è nient'altro. Mi sa che per il momento tappo la fuoriuscita d'acqua e ne approfitto per mettere anche una torcia. Vorrei tappare anche la lava, ma è un po' più difficile. Con calma, saliamo, sfondiamo, risaliamo. Sì, è un po' più difficile tappare la lava, sinceramente. Devo trovare il modo di salire là, senza farmi buttare giù da arcieri o roba del genere. E sì, ragazzi, li continuerò a chiamare arcieri, anche se sono scheletri, perché gli arcieri hanno l'arco e questi scheletri hanno l'arco, semplice. No, 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 no. Non sono d'accordo con quello che vuoi fare tu. Non mi puoi far cadere. Mi dispiace. Ok. Posso salire qua. Dovrei esserci. Dimmi che faccio in tempo prima che mi arrivi qualcun altro da dietro a uccidermi. Si sta chiudendo, vero? Si sta chiudendo, perfetto. E ci lascio anche una torcia qua sopra per ricordarmelo. Non ce n'è altra lava, vero? No. A posto, a parte quella ovviamente. Qua sotto c'è acqua, qua sotto c'è redstone e c'è un po' di roba interessante. Tanto poi posso risalire dall'acqua. Ok, con calma, devo riuscire a spaccare tutto. Entro qua dentro così ho aria. E via, si continua a scavare e prendere redstone. Poi tanto, male che vada, mi faccio anche un blocco di redstone che poi posso usare per risparmiare spazio nell'inventario. Ed è GG. Ferro non ne sto prendendo perché avete visto che ne ho veramente veramente tanto. La redstone però mi serve per i circuiti, mi serve per un casino di roba, quindi continuerò a prenderla. Sì ragazzi, questa puntata sarà esplorazione. Esplorazione pura all'interno della caverna. Tanto mi sono salvato le coordinate della casa. Mi sono salvato le coordinate della zona salva della caverna. Quella di prima dove vi ho fatto vedere che mi sono rintanato. E diciamo che... Mamma mia, quanto è grande! Devo mettere un cartello proprietà di Gonks. Questa caverna diventerà solamente mia. Così né Steph, né Fere, né Nat, né Dera entreranno qua dentro. Non penso che poi seguiranno tanto i miei cartelli, sinceramente. Però un tentativo non è male farlo. Guardate, ci sono anche i lapislazzuli. Ok, io devo salire qua sopra ora. Farmi una stradina di collegamento. Prendermi da bravo questo ferro. Senza che cada nella lava, ovviamente. E poi continuare dall'altra parte. Quando trovo qualcosa che mi interessa, vado e scavalco. Tipo quella redstone e gli altri lapislazzuli. Sperando che nessuno venga a rubarmeli. Se no mi tocca fare una cassa nascosta. E visto che ho la redstone, adesso lo posso anche fare.
Devo fare anche una farm di pesca, ora che ci penso. Non ho una canna di pesca, ora che ci penso. Benissimo. Cioè, non tanto bene, ma... capiamoci. Potrebbe essere fondamentale per i libri. Visto che Steph e Fer hanno già qualche libricino incantato da quanto ho visto nella loro casetta. Allora, con calma, con calma, con calma. Finisco di scavare qui e me ne torno in giro. Altro ferro qua sotto. Devo assolutamente trovarmi i diamanti. Dite che qua sopra qualcosa la trovo. Sembra chiuso. È chiuso, quindi no. Qua sopra no di sicuro. Provo a spostarmi da un altro lato, intanto mi mangio un panino. Oro! Oro in effetti non ne ho. Che ci sia qualcosa sopra? Un momento, a che livello sono? 13, quindi per i diamanti devo scendere ancora di un livello, in teoria, ma boh, non lo so. L'orologio mi serve, quindi penso che mi possa servire abbastanza a prendere l'oro. Ma poi mi può servire per molta altra cosa, se non sbaglio. Ora, non ricordo benissimo per cosa tutto serva l'oro, però è sempre meglio averne. Sento lo scheletro, arciere, chiamatelo come volete, a me non cambia nulla, io lo chiamerò arciere e scheletro a seconda di come me la sento. Quindi, vediamo. Di sicuro mi devo fare un altro piccone, a breve. Sapete che vi dico? Già che ci sono io l'ossidiana me la prendo. Sì, sì, me la prendo, assolutamente. Cioè, che so, scemo. Ho tutto sto ben di Dio qui e devo ritornare poi qua sotto a prendere solo l'ossidiana. Non penso proprio. Devo fare in modo che l'acqua arrivi e si innalzi. Per chiudere ancora un po' di questa lava. Ok, ora qua posso chiudere io e bloccare un secondo l'acqua. Sperando che sotto questa ossidiana non ci sia altra lava. Anche se penso sinceramente che ce ne sia. Ok, decisamente ce n'è. Il metodo migliore è questo che sto usando adesso. Una cascata d'acqua sopra di me e io scavo direttamente dentro l'acqua. Ragazzi, io un po' di ossidiana l'ho presa. Adesso mi sono craftato un secchiello e mi tengo la lava, visto che ci sono. Così posso fare un cobblestone generator dentro casa. Perfetto. Veramente, veramente perfetto. Adesso devo ritrovare il modo per salire. Perché non mi ricordo più da dove sono sceso. Non mi ricordo qual è la cascata. Ragazzi, aiuto, aiuto. Da dove sono sceso? No, seriamente, non me lo ricordo. Allora, provo a risalire da qua. Magari mi blocco. Forse era questa. Tu cosa vuoi? Ma stiamo scherzando, beh, stiamo scherzando. Era uno scherzo, di pessimo gusto oltretutto, creeper maledetto. Non voglio credere a quello che ho appena visto succedere. Era qua nell'acqua tranquillo, che non è nemmeno esploso oltretutto. Cioè, sì, è esploso, ma senza far danno. Solo perché, boh, stava aspettando me, probabilmente. E sta arrivando anche uno zombie. Che era tipo lì dove ero io 2 secondi fa. E non ha fatto niente. Mi guardava. Ok, posso risalire in superficie, in questa superficie. Perfetto. Tu stai per morire. Da bravo. Bravissimo, così. Un creeper là sopra, un arciere, un altro creeper. Aspettiamo che si lanci sotto, da bravo. Perfetto, il creeper non arriva. Dai che la sto aspettando. Lo so. Eccolo. Esplode. GG, neanche uno di danno. Mi sono fatto anche un po' di materiale. Un altro creeper? Da bravi. Creeper uccide creeper. Questo da dove è caduto? Dove? Non sto capendo. Ferro. Guardate un altro creeper là sopra. Che bellino. Riuscirà a prenderlo? Mai nella vita, vero? Ma siamo seri? È successo veramente? Ho sparato una freccia e mi è passato il cavolo di pipistrello in mezzo nel momento in cui l'ho sparata. Si è spostato, maledetto. Boh, non capisco da dove sono arrivato, ragazzi. Forse da su? Da su sicuramente, perché lì c'era il getto di lava. Questi continuano a buttarsi su di me, maledetti. Io continuo a farmi ossa e esperienza. Ma anche qua sono passato 2 secondi fa. Ah, ho capito dove sono, ragazzi, sono stupido. Ok, questa è la scalinata stupida che ho fatto prima.
per evitare tutta la lava. Però lì non sono andato e qua sopra non ho cercato al meglio. Devo salire da quella parte. Ecco dove sono. Perfetto. No, 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 non penso proprio. Non penso sia la scelta corretta. Vorrei che esplodesse i creeper, ma non in casa mia, possibilmente. L'arciere è morto. Ok, per fortuna, perché sto praticamente finendo le frecce, non dovrei averne altre. Allora, allora, allora. Questi restano qui, questo resta qui. Queste diventano un blocco. La fornace mi serve, l'ossidiana qua. Questi diventano un blocco. Ok, per sicurezza qua chiudo in modo da non far entrare acqua e altri maledettissimi mostri. Io sono passato da qua, mi pare, per arrivare. Esatto, avevo scavato da qua. Quindi continuo verso sinistra, che è la parte che mi manca. Torce ne ho ancora 46, va benissimo. Cibo ne ho ancora un bel po'. Voglio altri diamanti. Li ho messi? Sì, li ho messi. Li ho messi a posto i diamanti, anche il piccone, perfetto. Così non rischio di perderceli. Tanto ho le coordinate salvate, nessun problema. Sembra piuttosto inutile questa zona. Sì, non saprei minimamente dove andare, se non per prendere questo ferro che c'è qui, ma l'avete visto. Non è che ne abbia così tanta necessità. A meno che io non voglia fare un regalino a qualcuno. Giusto? Potrebbe aver senso. Guardate quanti sono! Raga! No, ma sul serio? Mancato, mancato. Preso, preso, preso. Muori, muori, muori. Attacca a te. Non ho preso neanche così tanto danno e li ho uccisi tutti. Sono un pro. Sono un pro. Cibo, 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 cibo subito. Non sono messo per niente bene. Dammi. Tu, Madonna santa. Muori. Oddio, un altro. Wow. Wow. Ok, devo andarmene. Devo andarmene da qua il più velocemente possibile. Devo capire come andarmene da qua il più velocemente possibile. Devo risalire da lì. Ma quanti creeper ci sono? Cos'è uno spawner di creeper sto posto? Incredibile. Ok, sto riuscendo ad uscirne. C'è un arciere lì. Non ne uscirò mai vivo. Ok, sono arrivato in un punto molto critico, dove sono all'incrocio tra la vita e la morte, perché lì, da quella parte, potrebbe esserci l'uscita che cerco. Davanti c'è l'arciere. E a quanto pare anche gli zombie qua in giro. Dai che lo sto aspettando, avvicinati maledetto. Dimmi che sei caduto, ti prego. Non ho voglia di combattere un arciere adesso. È ancora qui. Vola giù. Ok, è morto, è morto, è morto, va bene. Meglio non fare l'errore, perché se cado da qua crepo io. Facciamoci una strada un po' più larga. Questi rumori non mi piacciono, non ho ancora capito cosa sono, cosa significano. Ditemelo voi, vi prego. Questa è la mia zona salva. No, basta, 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 mi avete stancato. Tu soprattutto, tu muori. Su. Ha una spada questo. Ha una spada, sta maledettissima spada. No, vabbè, non sto capendo, ragazzi. Non sto capendo, via. Sto morendo, sto per morire. Sono morto. Sono morto con tutto addosso. Sono morto con tutto addosso. Ragazzi, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Sono le coordinate, però. Posso riuscire a ritornare, spero. Ecco tutto. Sto picchiando uno zombie con una freccia. Mezzo cuore. Non mi può colpire un'altra volta. Devo ricorrere.
Zombie! Tutti dentro casa! Ho un problema di sicurezza da sistemare. Dai, ma c'è anche un creeper sul serio? Ok, il creeper è esploso. Dammi la spada subito. Dai, adesso avvicinatevi. Non tu però, non tu almeno. Allora, uno, due, subito. Mi devo prendere la corazza, subito. I pantaloni non ce li ho. Non ho i pantaloni. Morto. Tu con una spada muori. Muori anche tu, perfetto, un altro creeper. Esploso non mi ha fatto male. Ok. Ho recuperato quasi tutto. Quasi tutto, mi mancano i pantaloni. Non so che fine abbiamo fatto, sinceramente. Però per il momento io penso che per la puntata di oggi mi fermerò così. Sì, decisamente, non ha senso continuare. Rischio di morire. Ancora, e ancora, e ancora. Bene ragazzi, per questo episodio molto molto trambusto, molti molti materiali, molte cose riuscite a prendere. E mi fermo così, sì, per forza. Bene ragazzi, per questo video è tutto, ciao ciao!